Buongiorno, mi sono appena svegliato, sono a casa e sto cercando di mantenere questo ritmo di un video al giorno. Oh, voglio dormire. Nel video di oggi ho deciso di parlarvi di com'è vivere da soli. Ora però ho bisogno di un caffè prima di continuare. Quindi andiamo a prepararci un caffè. Allora, mi piace un sacco la mattina bere tanto caffè. Non so se l'avete notato, ma è una tazza enorme. Prima di spiegarvi come vivere da soli, vi spiego come mai ho deciso di trasferirmi da solo, quindi andare a vivere da solo. In realtà non è stata una scelta che ho fatto io, però era una cosa che mi però era una cosa che mi interessava da tanto. E in più c'è stato dopo il liceo l'università, e non sapevo cosa fare a Potenza, perché non c'era l'università che mi piaceva. Io ho scelto prima la città dove vivere, quindi Milano, ma poi mi sono anche reso conto che a Milano c'era l'unica università che mi interessava fare, e quindi devo dire che ho fatto la scelta giusta. È stato un incubo trovare casa. Io volevo una casa da solo, perché non volevo condividere con altre persone, perché a parte che sono una persona molto molto meticolosa e so che avrei avuto un sacco di problemi. Non volevo assolutamente vivere con amici, perché se vivi con gli amici alla fine il rapporto di amicizia si perde e finite per litigare tutto il tempo. In tutto ciò ho cercato casa da solo, ma è stato un problema, perché quando devi prendere una casa intera ti chiedono un sacco di garanzie che io da studente non avevo. Quindi ho dovuto chiedere tipo ai miei genitori, ai miei zii, perché sì, perché ci vogliono un sacco di garanzie. E infatti un sacco di persone poi a un certo punto, quando hanno visto che era molto difficile, mi hanno suggerito di comunque cercare di iniziare a vedere magari delle camere, magari dentro a delle case con altri coinquilini, ma io ero ancora testardo, volevo vivere da solo. E devo dire che vivere da solo è una gran figata. Alla fine questa non è neanche per me una nuova esperienza, perché comunque io già a Potenza vivevo più o meno da solo, vivevo con mio fratello. Sicuramente gli manco tantissimo, quindi lo saluto, ciao fratello. Però oltre ad essere una grandissima figata vivere da soli, c'è comunque un prezzo da pagare per vivere da soli, e non mi riferisco al prezzo dell'appartamento. È molto figo vivere da soli, ma hai anche un sacco di responsabilità. Poi ora ho appena finito di fare la colazione e devo alzarmi, perché devo andare a lavare i piatti, una cosa che normalmente quando abiti con i tuoi genitori non fai. E devo dire che queste piccole responsabilità sono un po' noiose, però secondo me ne vale la pena. Per fortuna che sono pochi. Non solo devi cucinarti e pulirti i piatti, ma devi anche lavarti i vestiti, raccoglierli e fare tutte le cose di casa. C'era una cimice tra le mie cose, che schifo! Vai, esci! Esci! Un'altra cosa che bisogna sapere se si vuole vivere da soli è che bisogna essere anche molto organizzati, altrimenti vivete nel vostro caos. Banalissimo esempio: il guardaroba. Io non ero mai stato così organizzato, però da quando vivo da solo mi sono imposto di essere organizzato, e quindi qui ho messo le cose invernali, qui ho delle cose estive, ma che io utilizzo ancora perché qui a Milano fa ancora tanto caldo. Lì invece vanno le cose della palestra. Prendo le mie cose della palestra e semplicemente le metto qui. Ho notato che da quando vivo da solo, ordine e pulizia sono due cose per le quali vado matto. A parte che si pulisce tipo tutti i giorni, cioè veramente tutti i giorni bisogna pulire. Quindi dovete calcolare che un sacco di tempo lo perderete a pulire. Comunque, appena finisco di sistemarmi per bene, vi registro un video nel quale vi mostro la casa. Per ora ve la mostro un po' così. Questo è il soggiorno. Lì sopra c'è la mia camera. Lì c'è la cucina. Qui c'è il bagno. Ma devo organizzarmi un po' meglio.
Però comunque nei momenti di nulla facenza puoi sempre guardare Netflix. Qui a casa a Milano praticamente ho deciso di non prendere, dato che prima avevo la TV in camera ma non la guardavo mai, perché comunque avendo l'abbonamento a Netflix non guardo mai la TV. Però se avete delle serie TV oppure dei film da consigliarmi su Netflix, vi ringrazierei davvero tanto, perché ora ho Netflix e sto finendo una serie TV che mi piace un sacco, che si chiama Sense8. Mi hanno consigliato di guardare Black Mirror, che non ho ancora visto, e anche Stranger Things. Se avete delle altre serie TV su Netflix da consigliarmi, scrivetemeli nei commenti. Oggi tra l'altro dovevo anche andare in palestra, infatti ho il borsone qui, però non sono andato perché ho riniziato questa settimana la palestra e sono a pezzi, cioè sono veramente a pezzi, perché di solito quando stai un po' senza fare palestra e riprendi tutto quanto veloce ti fanno male tutti i muscoli ogni volta che ti alleni. Quindi oggi ho deciso di non andare, è tutta la settimana che ci vado, quindi posso dedicarmi questa pausa. Ok, mi sono cambiato, sono pronto per uscire. Prima di uscire però vi ricapitolo com'è vivere da soli. Vivere da soli è molto bello. Tutti quanti prima o poi nella vita immaginiamo quel momento in cui vivremo da soli. Però secondo me è anche molto importante, prima di vivere da soli, prima cosa essere tanto preparati, seconda cosa essere anche molto molto responsabili. Perché vedo sempre tanti giovani che vogliono andare a vivere da soli, però per esempio non sanno cucinare, non sanno organizzarsi, non sono per niente organizzati, sono disordinati, non sanno fare niente a casa, non sanno pulire, non sanno lavare i piatti perché non lo fanno a casa. E quindi come speri di vivere da solo, come speri di farcela proprio nella vita quotidiana se non sai fare queste cose basilari? Il mio consiglio, che è anche un po' quello che hanno fatto i miei genitori con me, è di iniziare il prima possibile a fare le cose di casa. Se iniziate ora a casa vostra sarà molto più semplice poi in un futuro, quando andrete a vivere da soli, fare le cose, perché altrimenti cambiare, non so, magari vi trasferite in un'altra città, cambiare casa, iniziare per esempio l'università come sto facendo io, tutte queste cose messe insieme sono un po' tante. E se a questo ci aggiungiamo anche che non sai fare niente a casa, sarà anche molto difficile poi abituarti a determinati ritmi, no? Magari chiedi a tua madre o non so con chi abiti di insegnarti a fare già delle piccole cose, che ne so, offriti per lavare i piatti almeno una volta a settimana, anche se è noioso, però sappi che ti servirà poi dopo nella vita. Pulisci la tua camera, chiedi a tua madre di come si lava un bagno, perché ci sono tanti giovani che non sanno lavare un bagno. Io guarda, ti parlo proprio per esperienza personale, quando abitavo con i miei, a casa mia c'erano 5 persone che venivano a pulire, perché avevo comunque una casa molto grande. Però mia madre non ha mai fatto pulire la mia stanza da queste altre persone che venivano comunque per pulire la casa, perché io dovevo essere responsabile e dovevo sapere come pulire almeno la mia propria camera. Ogni tanto mi faceva anche lavare i piatti e mi faceva anche lavare altre parti della casa, anche se io avevo, che ne so, 10 anni. E nonostante gli altri la vedevano come una cattiva madre, non è stata per niente una cattiva madre, perché quello che mi ha insegnato a quell'età me lo sono portato dietro per tutti questi anni. E quindi ora che abito da solo so fare tantissime cose, perché molte volte i nostri genitori, per farci del bene secondo loro, non ci fanno fare niente. Arrivi a 20 anni che non sai fare niente, non sai fare un caffè, non sai cucinare, non sai pulire, e nonostante tutto queste cose non sono mai delle cose superflue. Tu un giorno vivrai da solo, quindi devi sapere un minimo di cose. E oltre a questa cosa è anche molto importante essere responsabili. Per esempio, io ora sto uscendo, ma sono comunque cosciente che devo ritornare a casa e devo ritornare anche in una condizione abbastanza normale. Io comunque ho una responsabilità, ovvero questa casa, e ho anche la fiducia dei miei genitori. Devo anche portare rispetto a questa fiducia che mi hanno dato. Anche questo è molto importante. E lo so che sto parlando come un vecchio di 80 anni, però sono cose importanti nella vita, eh. Però non so se vi porto con me e uscite con me. Sì, dai, vi porto con me. Ma comunque ora ci sarà un cambio di fotocamere, quindi cambiamo la fotocamera. Eccomi qui, sono appena uscito, sono davanti a casa di Lucia e la sto aspettando. House tour della casa di Lucia? Lo sì. Ehi! Eccola! Siamo due pazzoidi messi insieme. Questa è la mia bella casa. Facciamo vedere? Sì, dai. Questo è il corridoio della mia casa. Da notare il mio bel piumoncino. Qua c'è tutta la mia scrivania, dove studierò presto, perché qua non ho iniziato. E qui vedete dove siamo? Ci affacciamo direttamente. Ciao, noi siamo poveri comuni mortali. No, siamo vi. Ciao.
la faccia sconvolta di Lucia perché non c'è prosciutto. Abbiamo chiesto una pizza bianca con mozzarella, funghi e prosciutto e ci sono dimenticati il prosciutto. Alla fine abbiamo deciso di comprarlo al supermercato. Sono appena arrivato a casa, mi sono cambiato e non vedo l'ora di andare a letto. Missione compiuta e prima di mezzanotte, non ho fatto molto tardi. Ci vediamo domani, lasciatemi un commento su cosa pensate che io abbia detto di sbagliato o cosa invece ho detto di giusto. Se volete lasciatemi anche un commento su altre domande. Sono stanco molto, raga, scusate per questa chiusura un po' bruttina. Buonanotte.